buongiorno. Non è buonasera. Allora, ciao raga, buongiorno, buongiorno, ho attaccato un po' prima. Buongiorno, 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 come state? Sto non male, di più, sono nell'oblio della stanchezza, nel vortice proprio di tutto. Non ho dormito niente, ieri ho fatto tardi, come sempre. Ero tipo, dai, vado a dormire alle 4:40 del mattino. Di solito faccio le 7, le 8, insomma, riuscirò a prendere sonno? Assolutamente no, non è successo e anzi sto con delle occhiaie pazzesche, vabbè. Oggi ho attaccato la live, o comunque vedrete questo video in anticipo rispetto a tutti gli altri contenuti. Perché? Perché c'è posta per me, io che ricevo della posta, lol. Come state ragazzi? Che cosa mi raccontate? Da tantissimo che non carico sul canale. Ovviamente arriveranno dei video aggiornamenti e quant'altro, però prima di tutto, appunto, stavo per chiedere mai video, diamo una spiegazione rapida, perché ho aspettato, odio aspettare, sono andata alle poste, mi stavo pure per sentire male, ma ve lo racconto fra poco. Mi raccomando, iscrizione, like e commento. Allora, ragazzi, per chi è live, salutino, c'è un bellissimo gatto che sta qui, ma l'ho messo per meme, chi entra nelle live lo sa. Ovviamente andatemi a seguire e a vedere le live che ci sono, un giorno sì, un giorno no, comunque se mi seguite su tutti i social lo saprete bene. Quindi ragazzi, allora, perché non sto pubblicando video? Parliamo un attimo di Roblox, piccola parentesi, non mi sto più divertendo con Roblox, quindi mi sono presa una pausa. Cosa vuol dire? Lo lascerò? Lo riprenderò? Punto interrogativo, magari sì, magari no. Cosa mi sta divertendo adesso? Fare le live, costruire con community con voi. C'è ovviamente anche il secondo canale, che quello per ora ritornerà attivo. Ho una cosa come 8 video da editare nel corso di questo mese, perché abbiamo fatto tante robe insieme. E quindi ragazzi, appunto, Wild, mi accetti il trade su Adopt Me? Parentesi su Romix, è stato bellissimo, ci siamo divertiti da morire. Ho delle fan art di là, dovrei farvele vedere, ma sono, cioè, non posso uscire. Cioè ragazzi, guardate, ho veramente due pacchi. Vi racconto aneddoto poste. Il fatto che io non ho dormito, è stata tragica la situazione, perché io quando non dormo mi sento male. Che cosa sarà successo, raga? Ovviamente facciamo delle bet, mi sono sentita male. E questo, diciamo, doveva succedere per forza, raga, ok? Veramente io mi scuso per il mio aspetto in questo momento. Io non so come ho fatto, cioè stavo veramente per morire per strada, ok? Il fatto è, quando io non dormo e non riposo abbastanza, le cose sono due: o mi vengono gli attacchi di panico, oppure mi sento male, svengo e robe così. Cosa è successo? Mi sono sentita male. Perché? Perché appunto non ho riposato abbastanza, anzi non ho riposato per niente. Questo succede quando ho gli orari sballati. Ed è tipo un mese che ho gli orari sballati e non dormo. Sveglio alle 6 di pomeriggio. Per quelli che sono nel Discord o su Instagram lo sanno, quindi vi consiglio di seguirmi. Devi dormire. Lo so che devo dormire. Ci si prova. Cosa succede? Esco di casa, ma la qui presente, secondo voi, ha fatto colazione? Ovviamente no. Non ho fatto colazione perché ero presa dalla foga, dalla fretta. E poi la cosa brutta, sapete qual è stata? Sono andata a controllare app delle poste, orario di chiusura 12:30. Mi devo sbrigare e quindi mi sono incamminata subito. E niente, cos'è successo? Tempo due passi, col fatto che io non esco di casa da 3 mesi. Fa ridere, sono uscita per il Romix praticamente. Ho sentita male, vedevo le macchie, c'era un sole della Madonna. Infatti sono uscita così, della serie: dentro casa fa freddo, quindi magari fuori, come anche presto, sono le 9:30 del mattino, 10, magari farà freddo. E invece no, c'era un sole. Anzi, c'è tuttora un sole che spacca le pietre, raga. Veramente assurdo. Allora, raga, siamo pronti? Siamo pronti ad aprire questo pacco? La posta è andata bene. Togliamo chat. Togliamo gatto anche. Maria De Filippi a casa di Yumi. Ok, ok. Allora, io sono super contenta di questo pacco. Anzi, di questi due pacchi. È stato inaspettato, ok? Io non pensavo succedesse veramente che nella mia carriera qualcuno mi regalasse qualcosa così. Che poi io amo i regali. Sono super contenta, tipo una bambina a Natale, raga. Raga, si aprono i pacchetti, ovviamente. Questi pacchetti sono da parte di Nico Nico e Ernico, che ha voluto partecipare
partecipare. E li ringrazio, quindi cuoricini, spammate i cuoricini in chat. Mi raccomando, mio zio, il nostro zio, raga, è il più vecchio della community. Io vediamo cosa ci ha regalato. Io spero che si possano far vedere in live queste cose, o comunque anche in video. Allora, iniziamo dal primo. Ve lo faccio vedere così. È veramente grande, più grande di me. Ah, togliamo subito il mio indirizzo di casa, o comunque robe che non si possono far vedere. Non so se c'è una letterina o qualcosa. Perfetto, merce varia. Merce varia, ragazzi. Questo è il cognome di Nicolo, posso ricattare. Perfetto. Ragazzi, si va all'unboxing di questo primo oggetto misterioso. Io sono molto contenta. Il problemino è il fatto, l'imballaggio. Che cos'è sto scotch stranissimo? Siccome io sono una che si spazienta molto, molto velocemente, andiamo a tagliare tutto quanto. È una matriosca, veramente, raga. Prima parte levata. Perfetto. Ma è gigante. Non c'è niente dentro, vero? Ok, ragazzi, io ho paura. Facciamo una cosa, lo vedo prima io e poi vedete voi, va bene? Perché io ho sempre paura dell'effetto sorpresa. Cioè, è bello, ma c'è anche l'effetto sorpresa che fa paura, no? A parte che qua è pieno di scotch, ci metterò 30 anni a levarlo. La cosa bella è che poi devo pulire io, ok? Poi devo pulire io casa mia. Non verrà magicamente una maid che mi dirà: sì, padrona, mia regina, pulisco io la sua casa. Madonna, 7 camicie per aprire un pacco comunque. Cioè, io penso di essere la persona più lenta del mondo. Allora, facciamo una cosa. Secondo pacco, mettiamo giù. Che cos'è, raga? Che cos'è? Oddio, aspettate. Che cos'è? È caduto qualcosa, ma... Oh mio Dio. Oh mio Dio. Non ci credo. Non ci credo, raga. Non ci credo. No, raga, ma siete matti. Ma che cavolo. No, raga, cioè, io impazzisco. Io impazzisco. Voi non avete capito che cos'è. È una cosa bellissima. No, raga. A parte che devo levargli tutta la pellicola. Raga, Yumi 2201, mano the best. Aspettate che vi flippo la camera un secondo. Flippa al volo, flippa bene. Questa in realtà è come si vede veramente. No, raga. Raga, questo andrà dietro. Non so come, ma andrà dietro. È bellissimo. È bellissimo, grazie. È fatto proprio bene. No, raga, ve lo giuro, è impressionante. Che dietro hai LED, no? No, raga, sono tipo ultra mega contenta. Grazie, grazie veramente. Allora, flippiamo un attimo la cam di nuovo, che... E qui se no... Sulla porta, ma voi siete matti sulla porta, che casca. Non è una targa della macchina, raga. Targa che si illumina. Cioè, che bello, pure il font. Ovviamente 2201, 2 febbraio 2001. Incredibile. È proprio bello. Beh, mano the best. Mano the best. Che bello, raga, grazie Nico. Allora, intanto grazie mille per questo super regalo bellissimo, che devo maneggiare con cura perché ho veramente paura di romperlo. Io diciamo che sono conosciuta per rompere le cose che tocco, ok? Ogni cosa che tocco si rompe. Quindi devo fare piano e li rompo perché sono frettolosa. Quindi rimettiamolo dentro la scatola. Ho visto che era caduto pure una cosa. Che cacchio era caduto, raga? Cos'è? Cos'è sta cosa? Boh, penso che ci siano poi le istruzioni dentro. Almeno lo spero, raga. Lo spero. Che se no è un grande casino. Comunque, targa che poi metteremo dietro le live. Si spera che riesco ad appenderla stasera. Ah, quindi queste erano le staffe. No, ma sul comodino non c'è spazio. C'ho solo medicine, cuffie, acqua. Schifo sul mio comodino. Quindi questa si mette per le live. Molto bella. Sapete che ci stavo veramente pensando, raga? Stavo pensando tra me e me, no, in sti giorni. Ho detto...
Secondo me servirebbero delle luci LED. Comunque qualcosa per abbellire la stanza. E voilà, non ci credo. Eccolo qui. Eccolo qui. Questa la facciamo vedere in live. Ragazzi, se volete vedere la lucina accesa, venite in live. Mi raccomando. Kek V. E quindi eccoci qua. Primo pacchetton fatto. Oddio. Ti piano, metti bene. Adesso, secondo pacchetton. Togliere indirizzo. Vediamo se c'è qualcos'altro. Se sono raccomandate, ok? Perché so che c'era un bigliettino. Quindi dobbiamo leggere anche il bigliettino. Ma no, non ci credo, l'ha fatto veramente, raga. No, raga, cioè io vi faccio vedere solo. Cioè, io non ci credevo. Non ci credevo quando me l'ha detto. Ragazzi, il bigliettino è nella scatola lunga. Ragazzi. Prima leggiamo il bigliettino. Uomo di parola. Uomo di parola. Sei sicuro che hanno messo il bigliettino? Ora devo ritirare fuori tutto l'ambaradam. Guarda, non c'è Nicco. Ah sì, eccolo. Questo che diavolo è? Ah, questi ce ne ho 3000. Quindi se mi si rompe il telecomando. Se non porti Just Dance ti facciamo fallire. Dovete sapere che per collegare la Switch al PC serve un Elgato che io non ho. Comunque, leggere il bigliettino. Allora, packaging molto... regale. Perché ci hai messo lo scotch? Perché ci hai messo lo scotch? Che c'ho le unghie, non riesco a toglierlo. Leggilo bene. Best wishes. Questo è come si presenta. Oh, che bella scrittura. Cioè, Nico ha detto che scrive male, però in realtà scrive molto bene. Oh, che carino. Che carini, raga. Grazie, veramente. Nico, Ernicco e tutta la chat. Grazie, ragazzi, veramente. Questo ora me lo appendo da qualche parte. C'ho tipo una bacheca lì. Voi non la potete vedere, però è una bacheca, quindi la metterò lì il bigliettino. Vuoi che lo leggo? Allora, ciao Manu. Ah, intanto questa è la sua scrittura. Questa è la sua scrittura e dice che fa schifo, ma in realtà è bellissima. Cioè, se vedi come scrivo io, Nicco, ti metti paura. Ciao Manu, spero ti faccia piacere questo piccolo pensierino, visto che ci sopporti quasi tutti i giorni, chi più e chi meno, a volte siamo molto irriverenti e un po' fuori dalle righe, ma ti vogliamo bene ed è quello che conta. Spero che ti porti fortuna e ti faccia crescere sempre di più. Nico, Ernicco e tutta la chat. Mua, bacettini, grazie ragazzi, cioè veramente... cioè, non ho parole, raga. Non ho parole. Lo potete capire dalla mia faccia, dal mio sorriso. Cioè, incredibile. Siete incredibili. E sono proprio contenta di aver deciso di fare questo percorso proprio per questo, raga. Cioè, io ho fatto le live principalmente perché mi sentivo sola e non avevo altro da fare nel pomeriggio o comunque nella sera. E riprendere è stata proprio la scelta migliore che potessi fare. Perché, cioè, questo conta, raga. Questo. Ok, il fatto che sono riuscita a creare una community così. Cioè, che altro c'è da dire, raga? Veramente, non ci so parole per descrivere. Perché poi, vabbè, non voglio fare la youtuber, la streamer che fa "ragazzi, siete la mia vita", la solita slecchinata, no? Però... cioè, io sono proprio fiera della mia community, non ho altre parole per descriverlo, perché siete incredibili. Ci sarà il video su YouTube? Yes. Apriamo, raga, apriamo. Mo' tipo è un mattone. Packaging, Switch, ma dentro c'è un mattone. Farebbe molto ridere. E niente, ritorniamo all'apertura con le forbici, perché qua questo imballaggio pieno di cartoni mi fa morire. Mattone da gaming. Uomo di parola, abbiamo la Switch. E tra l'altro non so se sapete l'aneddoto della mia Switch, che fine ha fatto, ossia che mio fratello se l'è venduta mentre io avevo comprato dei giochi, per me ci avevo speso un sacco di soldi. Raga, non è un mattone. Non è un mattone, raga. Cioè, cosa devo dire? Mamma mia. Cioè, è nuova, Nico, non l'hai usata. È nuova. Ci stanno pure dei giochi. What the fuck? Che giochi ci sono? Il caricatore. Ma cos'è questo, Nico? Questi ci sono i peli dei tuoi animali, però fantastico. Grazie. Conserverò anche quelli. Che è sto coso? Non l'ho mai visto. Oh, oddio! Fermi tutti! Raga! La mia infanzia! Pokémon Mystery Dungeon! Pokémon Pikachu! No, vabbè, raga, c'è chi...
Boh, grazie, veramente, grazie di cuore, raga. Non so. Nico, hai fatto una roba incredibile. Tocca che te li giochi. Assolutamente. Adesso vado sul letto e si gioca. Cioè. Oh, ci credete che non ho parole? Ci credete che non ho parole? Ma veramente, raga, ora a parte le cose, siamo tutti in hype per questi regali bellissimi. Però poteva essere veramente qualsiasi cosa, eh. Anche, vedete, cioè, io sono senza parole per... solo anche per il fatto che ho ricevuto dei regali. Dire, raga, ci vediamo stasera in live. Tutto, mi raccomando, spero vi sia piaciuto. Vedetevi la live intera, andate a supportare tutti i link qui sotto, entrate nel Discord. Mi raccomando, ci vediamo al prossimo video. E ciao!